Rieccoci insieme, nuovamente in diretta, seconda parte dell'eccezionale TV edizione del lunedì. È ovviamente il momento di parlare, come vi annunciavamo prima della pausa, del Gallipoli. Ennesima sconfitta, Gabriele, purtroppo questo 2-0 in casa, sì, dell'Isola Liri. Ha sconfitto il Gallipoli per 2-0 e ha confermato il trend negativo della squadra giallorossa lontano dal bianco. Infatti, esatto, il Gallo ha raccolto solo un punto nelle partite in trasferta in questo campionato. Vorrà punto, dire qualcosa? Punto conquistato contro la diretta concorrente Aprilia. Proprio l'Aprilia ha complicato la situazione di classifica del Gallipoli e vincendo ieri in trasferta e vincendo contro il Picerno, ultimo in classifica, condannando la squadra lucana al baratro quasi dell'eccellenza e lasciando il Gallipoli solo al penultimo posto a quota 13 punti. In più anche il Serpentara, l'altra diretta concorrente in chiave salvezza del Gallipoli, ha vinto in casa del Francavilla Enzini, terzo in classifica. Esatto. Serpentara è reduce da una sessione di calciomercato invernale che ha rivoluzionato l'organico per addirittura ambire alla salvezza diretta senza il passaggio tra le forche caudine, tra virgolette, dei play-out. Tra gli altri, tra i numerosi acquisti del Serpentara figura anche un ex Lazio, Cesar Delgado, un attaccante che ha fatto anche delle presenze in Serie A. Ne parlavamo proprio prima della pausa natalizia, era quella magari la partita che poteva segnare lo snodo della stagione, sì, del Gallipoli, perché Gallipoli reduce dall'exploit, andarono lì per vincere invece Casalingo con la Virtus Francavilla, sconfitta 3-0 all'Antonio Bianco, è andata a sbagliare lo scontro diretto in casa del Serpentara prima poi di perdere anche in casa contro il Torre Cuso prima della pausa natalizia. Possiamo parlare di questo e di altri argomenti con Roberto Cataldi, che l'ha detto stampa del Gallipoli. Vediamo se il collegamento appunto è stato perfezionato. Pronto Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, a tutti gli ospiti e a tutti i teleascoltatori di Canale 8. Perfetto, ascoltiamo magnificamente, possiamo cominciare subito con l'analisi di questo 2-0. Ennesima scopola, sicuramente una botta al morale del Gallipoli, giusto? Sì, sicuramente una brutta scoppola, infatti ieri quando ho sentito il presidente era veramente amareggiato, deluso e apriva la porta a tantissime soluzioni. Chiaramente soluzioni dettate dal momento di amarezza, perché da parte sua sta facendo ogni sforzo per venire sempre incontro alle esigenze dei giocatori e per garantire la permanenza, per cercare di raggiungere la permanenza in Serie D. Quindi è rimasto molto deluso perché ha visto in campo una squadra deconcentrata, non motivata, quando la partita di ieri era fondamentale per poter sperare almeno nei play-out. E quindi era molto demotivato. Nella giornata di oggi avrà un incontro, sta avendo un incontro con i giocatori e con l'allenatore, quindi poi sapremo che quali decisioni prenderà, anche se già oggi si era un po' più calmato ed era un po' più disponibile a cercare di trovare la soluzione a questa crisi del Gallipoli, che come avete detto giustamente nessuno se la immaginava dopo l'ottima prestazione e la vittoria contro la capolista Virtus Francavilla. Buon pomeriggio Roberto, Gabriele De Pandis. Tra queste decisioni, ciao, Germano rischia la panchina? Guarda, lui ieri era talmente deluso che rischiava tutto quanto, tutti rischiavano. Però, ripeto, tutto dipende dall'incontro di oggi con la squadra, con l'allenatore, dopodiché lui prenderà la decisione che riterrà più opportuna per il bene del Gallipoli. Io posso garantire che il presidente, Toni Cardellini, sta facendo il possibile e anche l'impossibile per cercare di mantenere la categoria a questo Gallipoli che ha avuto un inizio di annata, un avvio di stagione molto tribolato, come tutti sappiamo. Tantissimi cambi di presidenza, di dirigenti, di allenatore, di tecnici, e questo lo sappiamo tutti quanti, non fa del bene ad una squadra di calcio che ha bisogno invece di tranquillità e di serenità. Comunque lui è riuscito a dare appunto un po' di tranquillità e di serenità alla squadra e qualche risultato è venuto, per cui io credo che prenderà sicuramente la decisione migliore per il Gallipoli, ma il ventaglio delle decisioni è innumerevole, ognuno può pensare quello che vuole, anche a cambi di giocatori, qualche acquisto nuovo sul mercato. Tutto può accadere, ripeto, sapremo qualcosa di più dopo che avrà terminato l'incontro con i giocatori e con il tecnico. Intanto un rientro importante è quello del portiere, Alberto Frigerio, qualche incomprensione, poi sembra tutto rientrato, ieri migliore in campo. Sì, ci sono state alcune incomprensioni, ma anche quelle incomprensioni sono nate, diciamo, un po'
da comportamenti avventati da parte del giocatore. Ora non voglio prendere le difese del presidente, ma il giocatore ha avuto degli atteggiamenti, insomma, non consoni con quelli che deve tenere un giocatore di una squadra di calcio. Tutto nacque dopo la partita in casa prima delle festività e il presidente ebbe una reazione nei confronti dei giocatori perché vide anche in quel caso una prestazione non consona a quello che il Gallipoli deve dare, soprattutto sul bianco. Il portiere del Gallipoli, Frigerio, contrariamente a tutti ai comportamenti che hanno tenuto tutti gli altri compagni di squadra, ha avuto appunto questo atteggiamento e lo ha portato delle incomprensioni. Poi si sono incontrati, si sono chiariti, adesso è ritornato e ieri è stato uno dei pochi che ha onorato la maglia del Gallipoli, quindi anche questa incomprensione si può mettere nell'armadio perché oramai è passata. E può essere lui un tassello da cui ripartire nella ricerca di questa salvezza che avrebbe del miracoloso? Scusami, non ho capito. Se proprio Frigerio può essere un tassello verso la risalita, verso una salvezza miracolosa. Guarda, io onestamente reputo Frigerio uno dei migliori portieri della Serie D. Il giocatore, io lo seguo in allenamento quasi ogni giorno e vedo fargli fare delle cose veramente di categoria superiore. Lui ci ha salvato tante volte da alcune sconfitte oppure da sconfitte più pesanti di quelle che si sono avverate. È un portiere di categoria superiore, è uno di quelli su cui puntare per la rinascita del Gallipoli insieme ad altri giocatori molto forti che hanno dimostrato attaccamento alla maglia, come Rosato, il capitano, come Negro, come Mauro, come Buccarella, come Benvenga, come Di Fino. Ce ne sono tanti che stanno cercando di dare il massimo per questa squadra e Frigerio è sicuramente uno di quelli più esperti e più plausibilmente portati a poter contribuire in maniera determinante alla riuscita del raggiungimento del traguardo, che è quello della salvezza. Domenica ci sarà un'altra trasferta in casa della Turris, ci potrebbe essere una reazione? Sì, altra partita difficile, ma ripeto quello che ho detto prima, bisogna attendere naturalmente le decisioni del presidente. Sapremo subito nella serata, penso io, che decisioni prenderà e quindi a quel punto capiremo qual è il futuro che si prospetta per il Gallipoli. Ripeto e sottolineo ancora che qualsiasi decisione prenderà il presidente sarà sempre e solamente per il bene esclusivo del Gallipoli. Tra le decisioni che prenderà il presidente dopo l'incontro di questo pomeriggio ci potrebbero essere anche delle novità sul fronte societario? Sul fronte societario non credo, onestamente, dubito, se non il fatto che lui sta cercando attivamente ogni giorno di trovare dei soci che possono aiutarlo nella gestione della squadra di calcio, che sappiamo benissimo quanto costa il campionato di Serie D. Però per il resto non credo, perché ieri poi aveva smaltito la rabbia per la delusione, l'attaccamento al Gallipoli è talmente forte che non credo possa arrivare a prendere decisioni di lasciare la società. Anche forse il rapporto che si è creato tra il mister e la tifoseria ultimamente sembra andare in una direzione diversa da quella che è l'unità di intenti tanto predicata per raggiungere l'obiettivo. Sì, sicuramente non corre buon sangue fra l'allenatore e il Gallipoli e questo dovrebbe far pensare un pochettino, insomma, perché voglio dire, a Gallipoli i tifosi hanno deciso, soprattutto negli ultimi periodi, le vicende del settore tecnico societario e questa non è sicuramente una cosa buona. Anche negli anni passati abbiamo visto degli attacchi frontali da parte dei tifosi nei confronti di alcuni allenatori, ricordo su tutti Bonetti che dovette uscire dal terreno di gioco nel pullman della squadra avversaria. Questo contrasto non fa sicuramente bene alla squadra del Gallipoli. I tifosi dovrebbero capire che devono sostenere la squadra e quindi anche l'allenatore e la società. Poi, piaccia o non piaccia, tutti abbiamo in mente il nostro allenatore ideale, la nostra formazione ideale, i nostri giocatori ideali, la nostra società ideale. Però devono capire che quello è l'allenatore, il mister Germano, è l'allenatore del Gallipoli, che anche lui sta dando tanto per il Gallipoli e che solo il presidente può cambiarlo. Quindi loro devono solamente sostenere l'allenatore, il giocatore e il presidente. Ecco Roberto, oggettivamente tu sei di parte, è chiaro, però la domanda te la voglio fare ugualmente. Realisticamente, quali sono le percentuali di probabilità che il Gallipoli riesca a mantenere la categoria quest'anno? No, ma essere di parte o non di parte
La classifica è sotto gli occhi di tutti, insomma, le possibilità sono veramente minime. Se non si dà una svolta, una sterzata, le probabilità sono minime. Purtroppo abbiamo perso, per motivi anche personali, familiari, alcuni giocatori importanti come Mbida, come Mangiarotti, che sono dovuti andare via, ripeto, per problemi personali, problemi familiari, scelte di vita, e quindi la squadra si è indebolita fortemente. Le probabilità di salvezza, ma anche di approdare ai play-out, sono veramente poche. Bisogna cercare di capire cosa è successo a questa squadra dopo la partita con la Virtus Francavilla, esatto, e cercare di ritrovare il bandolo della matassa. So benissimo che non è facile. Nella mia oramai purtroppo lunga esperienza di tifoso del Gallipoli, di giornalista, ho visto tante retrocessioni e tante volte non si è capito perché si è retrocessi. Questa è una di quelle volte in cui non si capisce come mai la squadra non sia in grado di reggere l'impatto emotivo, diciamo, con delle partite e portare a casa qualche punto. Ma le probabilità di salvezza, insomma, non sono tantissime, questo lo sappiamo tutti. Ti fa onore la tua schiettezza, la tua correttezza. Ti ringraziamo, Roberto, capiamo che il momento è delicato lì a Gallipoli, ci terremo aggiornati per ogni eventuale sviluppo che ci dovesse essere in queste prossime ore. Intanto in bocca al lupo al Gallo, che possa trovare il bandolo della matassa e chiudere perlomeno a testa alta questa annata. Ovviamente da parte nostra l'invito è quello di risentirci non appena sarà possibile, quando vorrai essere nostro ospite saremo ben lieti di lasciarti un posto qui in trasmissione per te. Grazie ancora a Roberto Cataldi, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti quanti. Tiziano, che effetto fa sentire queste parole da avversario, comunque da salentino? Gallipoli, come l'avete visto voi nel match d'andata? Fu una gara vibrante quella, perlomeno se la giocarono, ecco. Sì, e mi fece una buona impressione, nonostante tutti i problemi che sappiamo. Fa male al calcio, fa male alla Puglia, fa male a tutto il Salento, una piazza come Gallipoli, in quel posto lì in classifica, in quella situazione societaria. Sono male. Gabriele, sono giorni difficili via Gallipoli. Sì, giorni difficili e soprattutto forse ci saranno delle novità. Sempre burrascosi. Sì, come ci ha anticipato anche Roberto Cataldi, forse nei prossimi giorni sapremo delle novità sul futuro immediato del Gallipoli, che comunque insegue una salvezza che probabilmente da subito dovrà, è sembrata dovrà, una strada in salita. Dovrà passare per i play-out, perché il confronto confronto ormai sembra più orientato, sì, della regia di mandare non della classifica, sì, per avere sempre chiara la discussione che stiamo facendo. Quando si parla di punti, capire bene quelli che sono le reali possibilità di riagganciare il treno salvezza dei giallorossi. Sì, ecco qui la classifica, penultimo 13 punti, 15 l'aprile, 17 il Serpentara, addirittura 22 il Marcianese. Sì, a mio parere si giocherà l'ultimo posto per i play-out contro l'Aprilia. Gallipoli ha dalla sua parte lo scontro diretto da giocarsi all'Antonio Bianco, infatti a parte il Picerno che sarà affrontato in terra lucana da parte dei ragazzi di Mister Germano, il Gallo ospiterà Marcianise, Serpentara ed Aprilia tra le mura amiche, quindi magari una vittoria negli scontri diretti contro queste tre squadre non potrà far altro che spingere i giallorossi verso un obiettivo che comunque avrebbe, come abbiamo detto prima, qualcosa di miracoloso. Tiziano Prinari, invece, per quanto riguarda la vetta, il vertice di questa classifica, abbiamo visto la capolista a 41 punti, iniziato a scavare un solco con le immediate inseguitrici, eccolo qua, è di 5 punti al momento il distacco dal Fondi, che pure è una squadra che, come abbiamo spesso dichiarato, ha un potenziale offensivo incredibile, forse balbetta un po' in difesa, poi 35 punti del Francavilla Insigni, che perde punti, e il Nardò a 34, 7 punti di distacco dalla vetta. È una classifica che rispecchia i reali valori del campionato oppure non è proprio vera? No, secondo me sì, rispecchia quello dimostrato sul campo. Il Fondi secondo me è la squadra più forte di questo campionato, però sai, in questo girone non serve solo la qualità, se non c'hai cattiveria e anche un po' di fortuna è difficile vincere. Proprio la classifica favorevole alla Virtus Francavilla, secondo te domenica pregiudicherà l'atteggiamento che i ragazzi di Mister Calabro metteranno in campo nello scontro diretto del Giovanni Paolo II? In altre parole, il Francavilla potrà accontentarsi di un punto? Conoscendo Calabro, no. Verranno a fare la loro partita, a imporre il loro gioco, e penso che noi dobbiamo fare il massimo per vincere questa partita, per noi, per i tifosi e per ridarci. Ma sai, quando vinci l'entusiasmo cresce, e vincere contro la Virtus magari ci può portare
ad altre vittorie. Probabilmente Gabriele sarà un match senza tifosi ospiti, ricordiamo gli episodi avvenuti in Coppa Italia, come dicevi tu, tra i precedenti di questa stagione ci fu quella sassaiola contro il Pullman, costata poi la squalifica. Probabilmente l'osservatorio chiuderà la trasferta ai tifosi biancoazzurri, impossibilitati quindi a raggiungere il Giovanni Paolo II per questo scontro diretto. Vorrei chiedere a Tiziano, Tiziano, tu hai giocato in tanti campi prestigiosi della Serie D, tra Chieti, anche qui in Puglia, ma il nostro regista vuole presentarti un campo speciale dove è venuta anche parte della tua crescita sportiva. Vediamo se riusciamo a capire di che campo stiamo parlando, se ci aiutano col supporto delle immagini, di questa immagine che abbiamo archiviato volutamente, capiremo il perché di questa sorpresa e di che cosa si va a parlare. Qualche istante, perché la... Eccola. Cosa ti dice questo campo? Spieghiamo per chi non è di Lecce, per chi non sa di che si tratta. Che campo di gioco è questo? Dove sono cresciuto io, dove è cresciuto anche Checco Leone. Quindi stiamo parlando del campetto che si trova proprio lì, in Viale della Repubblica, nelle Case Manno, nel complesso dell'ex Case Manno. È lì che ti sei fatto le ossa, insomma, come si dice. Come si faceva un tempo, ora non c'è più questa tradizione di vedere bambini buttati su un campetto. C'è una bella dove. La vera palestra, la vera palestra per intere generazioni. Per raggiungere da giovane ero uno degli avversari di Tiziano. Anche tu, hai calcato queste partite nel nostro campetto di quartiere. Sì, mi ha fatto tanti gol. E ricordo Tiziano, giovanissimo, abile e fortissimo nel misurarsi, Tiziano 95, abile nel misurarsi contro adulti, facendo i seri, per carità, non perché si stia scherzando, è chiaro, era una sorpresa per sorridere. Però ecco, qua si nota l'importanza di avere delle strutture sportive, sia pur di modesta dimensione e qualità, per quanto riguarda soprattutto le periferie, le zone più svantaggiate di una città, perché sono quelle le vere palestre che tanti ragazzi non possono permettersi, vale a dire andare in una palestra vera e propria, ma avere la possibilità di avere un mini impianto sotto casa sicuramente garantisce la possibilità di praticare attività sportiva e poi di trovare dei calciatori che si fanno strada e che hanno conosciuto addirittura le serie professionistiche. Lo abbiamo ricordato, Checco Leone, lo stesso Tiziano Crinari qui presente. Da qui l'invito a tutti quanti coloro possono fare qualcosa affinché si sfruttino i fondi, quei pochi fondi che ormai vengono elargiti per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, affinché una realtà svantaggiata qual è il Sud Italia possa dotarsi di strutture realmente recettive, realmente in grado di ospitare i bambini e magari toglierli dalle poltrone dove sono lì con i videogiochi e ridargli il gusto di imparare a confrontarsi, di crescere insieme, sia pure a costo di qualche ginocchio sbucciato, è vero, perché quelli non mancavano mai. Quello non fa male. Quelli non fanno male, esatto. E con questa bella notizia dunque noi siamo giunti nella fase finale della nostra trasmissione, ma c'è ancora un po' di tempo per parlare appunto delle prossime due partite. Gabriele, ricordiamole, che saranno per le Salentine: Nardò Virtus Francavilla contro il vertice del girone H della Serie D, e il Gallipoli sarà di scena a Torre del Greco contro la Tunis. Queste le due partite, vedremo cosa succederà nella prossima puntata in onda lunedì alle 15.15 sempre su Canale 8. Da parte mia un grazie per averci seguito, appuntamento domani sera ore 21 con l'eccezionale TV edizione del martedì, parleremo di questo inopinato 1-1 del Lecce sul campo della Lupa Castelli Romani, e grazie ovviamente a Tiziano Crinari, in bocca al lupo per la tua stagione, per la tua carriera. Grazie a voi, forza Nardò. E con Gabriele, anche l'appuntamento è rinnovato. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.